Ciao, mitici! Già so cos'è. Resistente e capiente. In tutta la sua grandezza. Newer, che è la borsa fatta apposta per contenere i cavalletti, ragazzi. Questa è una borsa per trasportare cavalletti, luci, slider. Queste cinghie che sto staccando servono per compattare la borsa o anche per tenere un cavalletto o qualcosa che non è riuscito a entrare all'interno del borsone. L'ho pagata poco meno di 70 euro, perlomeno prezzo del 7 novembre 2021, magari a Black Friday vi faranno lo sconto. Vi do anche le dimensioni, quelle riportate nell'annuncio su Amazon sono sbagliate evidentemente, è lungo un metro più o meno, sì va bene, ma 7,6 cm proprio non ha a che fare con la realtà perché è più o meno un 30x30. Li riepiloghiamo, 100, 102, ok va bene, però poi 30x30 pesa all'incirca 1,3 kg. Andiamo a vedere le cuciture. Beh, rinforzate, non c'è che dire, tosta tosta toste. Poi andiamo a ispezionare questa tasca, c'è una tasca all'esterno, andiamo a guardare innanzitutto la saracinesca di questa tasca, perché i punti fragili di queste cose possono essere proprio le saracinesche, perché si può fare una borsa molto resistente con pochi soldi, ma non si può avere una buona saracinesca con pochi soldi. Vediamo un po' la Newer cosa si è inventata. Beh, no. Visto che non è neanche l'unica saracinesca, questa è imbottito, da notare, questa borsa qua c'ha una sua imbottitura, non male, io credo che lo spessore sarà all'incirca 1 cm di imbottitura, quindi qua ci possiamo mettere volendo anche la macchina fotografica qua nella tasca laterale. La capienza, allora, la borsa, la tracolla, io ho visto una recensione che diceva che non c'era la tracolla, dice peccato che non c'è la tracolla c'è invece. Confermato, c'è sia tracolla che maniglia. Maniglia una sola centrale, però. Questo è interessante, la saracinesca è doppia. Praticamente io tirando, apro la saracinesca con un unico movimento, apro. Ah, e qui c'è il velcro. Vedi, due saracinesche, una di qua e una di qua. E poi qua in mezzo c'è il velcro. Quindi eccoci qual è la situazione. Apriamo e questa è la situazione. Vado a mettere questo monopiede all'interno. Allora, questo che è un monopiede già abbastanza grande, m'entra dentro e mi avanza un pezzo così. Allora, qua internamente, molto interessante, ci stanno delle imbottiture. Lo guardate, dico, ma che so, tasche? No, sono imbottiture che si trovano in questo punto, che però dovrebbero essere con il velcro, sì, sono con il velcro, e quindi possiamo sistemarle anche in altri punti. Lo provo con il cavalletto più grande che ho qua in studio, che è un cavalletto stativo. I cavalletti, quelle le macchine fotografiche invece diventano molto più piccoli, questo che diventa alto volendo anche 3 metri d'altezza, lo inserisco all'interno e ci sta benissimo, ragazzi, guardate, sparisce qui all'interno. Ne posso mettere sicuramente di cavalletti grandi come questi, ne posso mettere tipo 5. Ecco, faccio l'esempio di un altro oggetto di quelli ingombranti che ho, che è un morsetto attaccato a un palo, attaccato a una tasca per attaccare la testa, diciamo, a qualsiasi tavolino. Lo metto dentro e vedete che qui all'interno queste cose vanno semplicemente a sparire, perché qui c'è una capienza veramente infinita. Provo a mettere anche una borsa fotografica che quindi può tenere ottiche, macchina, batterie e altro, vediamo un po'. Ecco, vedi che nonostante ci stanno sotto 3 cavalletti, in sostanza, riesco a metterla dentro e a chiudere tutto. Ottimo.
con il peso che c'è dentro non mi dà fastidio questa fibbia, perché è ampia. Però confermo quello che era una recensione, diciamo, negativa su Amazon, che la spalliera non è imbottita, però è molto larga. Di solito sta roba non è fatta per farci il cammino di Santiago, ci puoi fare qualche centinaio di metri normalmente, e si trasporta tutto quanto molto agevolmente. Prendiamo anche in considerazione il prezzo. Prezzo che abbiamo detto che al momento è 67 euro, ma vi faccio vedere in questa fotografia un prodotto delle stesse dimensioni, della stessa marca, che però ha le ruote e non costa più 70 euro, ma ne costa 170. Quindi è possibile avere un prodotto di ottima qualità con le ruote, che diventa un trolley, ma il prezzo è più del doppio. Quindi dipende da come e quanto utilizzerete questa borsa. Nel mio caso, se dovrò fare della strada, lo metterò questo borsone su un carrello che si usa per trasportare carichi più pesanti in generale, e in questo caso ci metterò sopra il borsone. Bene amici, spero il video vi sia piaciuto, vi lascio il link Amazon in descrizione, un bel pollicione in su e ci vediamo al prossimo video. Ciao mitici!